ringrazia. Paola Saulino, buonasera. Ma buonasera, che bello essere ritornata in questa miserabile trasmissione. Beh, miserabile, come si permette? Come si permette di darci dei miserabili? Miserabile, perché è bello essere miserabili, in senso meme inteso. Sì, certo. Ciao Parenzo. Sì, signora Saulino. Allora, buonasera, cara signora. La prima, tu che sei bello rincontrarti, Parenzo, sì. Disgraziatamente. Non posso anche dire te. Lo stesso, ma evviva. A chi ci interessa quello che puoi dire tu? Insomma, se non dici nulla, pure meglio. Sei dai. Napoletana come questa San Giuliano. Simpatica, giusto? Posso dire, simpatica sporcacciona. No? Beh, non so, però sono simpatica, già è una cosa carina. Allora, la signora Saulino è napoletana come il signor San Giuliano. Beh, un po' più carina io, dai. Beh, sì, quello non c'è dubbio. Questo non c'è, anche Parenzo preferirebbe lei al signor San Giuliano. Ma magari anche più acculturata. Magari io leggo pure qualche libro, no, San Giuliano, non cultura di San Giuliano, non credo. Non credo. Beh, San Giuliano comunque è un personaggio che voglio dire ha fatto un po' di gaffo, poi dobbiamo ringraziare questa storia delle corna e tutta sta roba che è uscita fuori, però alla boccia che ha tanti lati negativi, però bisogna a onor del vero riconoscere il fatto che grazie a lei almeno San Giuliano ha dato le dimissioni. Tu sei contenta di questa cosa? Insomma, era uno che manco al premio Strega si è letto il libro manco che aveva votato, insomma, dai, stiamo parlando di uno che ha fatto qualche gaffo, dai. Scusami, allora, tra San Giuliano e Parenzo, tu l'hai sempre definito irreversibilmente anchiavable. Sì. Ecco, mettendo i due accanto nelle foto, no? Dobbiamo dire una cosa, no? Sì. Questa è una cosa seria. È strano a dirsi, però se è possibile San Giuliano è più anchiavable di Parenzo. Dici, non l'avresti mai. Sì, non avrei mai pensato che una persona potesse essere più anchiavable di Parenzo. Allora, San Giuliano ha molti difetti. Innanzitutto è questo cripto gay, no? Perché no, adesso non esagero. Vabbè, secondo me posso avere un'opinione. Sì, sì, ecco, è un cripto gay, è uno che se ne viene nelle mutande senza neanche un amplesso sessuamifero. È uno che ha bisogno soltanto di essere umiliato, sai, quello che si eccita con le umiliazioni a parole, così. La boccia può sembrare un po' una mistress, una dominatrice. Immagini così, sì, in latex con i tacconi. Ma certo, ma questi non sono buoni manca a chiavare, sono quelli che appunto godono di queste umiliazioni a parole, di questi giochi di potere, di ruolo, di sottomissione, eccetera. Comunque, se proprio rispettiamo il silenzio, ma allora, di San in realtà, Giuliano, che sta passando San un periodo Giuliano può invece, essere, quindi... se possibile, signori zanzariferi, più inchiavable di Parenzo. È veramente la cosa bella, proprio, è proprio la sua inchiavabilità in senso di gaff, di criptogheiane, dei gheiame, cioè, capito? Questa roba qua che è veramente. Oltre al fatto che non sapeva fare il ministro della cultura, insomma, molto più inchiavable di Parenzo. Sì, è proprio il senso dell'inchiavabilità, questo viscidume, ecco, non mi veniva la parola, questo criptogheiame che sfocia nel viscidame proprio. Senti, ecco. Feltri ha detto che è caduto sulla pucchiacca, che è una parola che tu conosci molto bene, no? La pucchiacca, è una parola che tra l'altro deriva dal greco, probabilmente l'origine è pir, che significa fuoco, più koios, che è fodero, quindi fodero infuocato, quindi la pucchiacca può derivare da questa etimologia greca. Bella, in realtà bella, però bella, l'etimologia è molto più onomatopeica, quindi richiama il chia, che è il suono della pucchiacca bagnata che riceve il pistillame, insomma. Ragazzi, questa etimologia è storia, è letteratura, questa è divulgazione, quella che sto facendo io, tra le altre cose, insomma. Quindi poi la pucchiacca è veramente, Angela, e io vorrei conoscere il signor Feltri, tra l'altro, me lo devi presentare. Sì, te lo devo presentare. Sì, perché secondo me saremo perfetti insieme. Devo dire che anche lui ha detto che la pucchiacca è una parola che si usa, non dico come vezzeggiativo, ma veramente anche in senso molto dolce, voglio dire, non per offendere. Assolutamente. E confermi tu da napoletana. Sì, ma quando uno è pucchiaccoso è, insomma, come dire, accogliente, burroso in senso bello, voglio dire. Assolutamente. Ha sentito questa lezione, mi pare perfetta, signora Brigatti. Io sono napoletana e non ho mai sentito tutto ciò. Io penso che la coppia, no, Spadalino più la signora, sia veramente dura da reggere. Avreste dovuto avvertirmi prima. Ma dall'alto di io quale cattedra? Io pensavo che Calippo Turfo sia il peggio. Ma dall'alto invece di quale no. cattedra? Napoletana, non ho mai sentito usare questa parola. È veramente cattivo per il popolo usare, napoletano avere una rappresentante come una signora come lei. Ma oltretutto, ma perché era brutta, questo lo sapevamo, ma sarà invecchiata perché sta seduta, insomma, così non riesce neanche a stare a vedi le donne contro le donne che la ma non è contro personale. Le donne, non è io contro le donne, penso è una cosa che sia veramente reale, una insomma. Parola che non esiste, del resto il direttore pucchiacca significa questo, pucchiacca, ha ragione il signor
direttore Feltri da David ha anche usato un'altra parola molto più potente, molto più pesante. Ma e giustamente che esiste comunque, se n'è andato. Ma torniamo a parlare della signora Boccia, che invece è un trend topic, questa non ce ne frega niente secondo ma me. Ma come si permette? Ma lei io mi permetto di fare quello che voglio fare, se qualcuno mi deve redarguire non è lei, brutta signora streghetta, mamma mia quando è brutta, proprio cessa. È veramente caffona. Un po' di colore, come ha detto Di Spatalino, che è un uomo di spettacolo. Qui facciamo spettacolo. Qui sono tutti grandi giornalisti, Peppe. Sono tutti grandi giornalisti. E poi si prestano allo show della Zanzara. Si sa che comunque gli ospiti si mandano un po' in avanscoperta, come la strega qui presente che si pretende di essere un intellettuale. Poi alla fine sei un ospite, non hai più dignità di Spatalino. Insomma, alla fine, diciamo la verità. Ma non mi interessa dire tante di quelle sciocchezze, soprattutto ha fatto il botox comunque. Sono una persona molto più carina di quello che lei vuole credere. Evidentemente il botox se le ha fatto un po' di male al cervello. Non si permette perché di c'ha tutta la frontolona di me bella schianata. Non sa nulla. Lei non riesce neanche a osservare. Io parlo di quello che voglio, però vorrei parlare più che altro di qualche trend topic, non di questa strega di quella quale non ricordo manco il nome. Scusi, signora Briganti, però è vero che lei ha detto che la bucchiacca non esiste. Ma la bucchiacca esiste. Ma non si può andare contro la così, Giuseppe, visto che lei insulta, ma l'ha detto anche Benigni, la bucchiacca, è una cosa che ha detto anche Benigni in prima serata, probabilmente con la Carrà, e sono stati pezzi della storia della televisione italiana. La bucchiacca esiste, il bucchiacame in maniera più concettuale, la bucchiacca esiste ed è una cosa che non si può cancellare. Chiunque vuole cancellare il concetto bucchiacchifero sta semplicemente cancellando pagine della lingua italiana. E questo non è una cosa volgare, bucchiacca! Bravissima, fermi tutti. Cosa si dice a bucchiacca? La giusta pronuncia infatti è a bucchiacca, solo la signora Briganti non conosceva questo termine, che a me pare abbastanza incredibile che non conoscesse il termine bucchiacca. Bucchiacca è un termine napoletano verace per indicare nel la mio figa, liceo non era giunto neanche nel questo mio ateneo. Questo è il punto, dai.